Le fonti Instant Focus, il nostro approfondimento di oggi. Allora, un approfondimento che sarà veramente molto molto ricco e intenso. Partiremo dalle notizie in diretta sul conflitto Russia-Ucraina. A Kiev oggi il Presidente del Consiglio dell'Unione Europea, Michel. Per Mariupol c'è l'accordo per un corridoio umanitario, da Mariupol arrivano peraltro richieste di aiuti veramente stremanti perché i difensori non ce la fanno più fondamentalmente, quindi hanno chiesto alla comunità internazionale di estrarli da lì, di portarli da un'altra parte. Il nemico è 10 volte più numeroso di noi, queste potrebbero essere le nostre ultime ore di vita, questo è quanto ha detto un ufficiale dei militari di Kiev, e l'appello naturalmente è rivolto a tutti i leader mondiali e loro hanno detto: li preghiamo di aiutarci, quindi utilizzare la procedura di estrazione, questo è quanto stanno chiedendo in questo momento, portarci nel territorio di un paese terzo. Allora, intanto la situazione è poi quella che raccontiamo sempre, ma che raccontiamo anche in questa parte di diretta. L'Europa, l'Occidente sta pensando a nuove sanzioni. Ha preso posizione netta Joe Biden, presidente americano, ha preso posizione netta il premier britannico Boris Johnson, che ha detto che bisogna aiutare l'Ucraina militarmente per la difesa, quindi bisogna inviare all'Ucraina artiglieria pesante. E insomma, e si procede in questo modo dopo più di 50 giorni di conflitto. Allora, non parleremo solo di questo, ma parleremo anche delle previsioni di crescita. Le ultime che sono arrivate al Fondo Monetario Internazionale gettano un po' di sconforto in generale sull'economia globale, anche a causa del conflitto. Saluto Gian Maria De Francesco, vice capo servizio economia del giornale. Gian Buongiorno a Maria, ben tutti. trovato, buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, sono tante le questioni, lo sai, che dobbiamo cercare di affrontare. Partiamo dal tema, vabbè, della Russia e dell'Ucraina, agganciandoci anche ovviamente a tutte le soluzioni che l'Occidente sta prendendo, sia militarmente che economicamente parlando. Putin ha detto, ma alla fine queste sanzioni, perché l'Occidente sta preparando un nuovo pacchetto di sanzioni, stanno praticamente penalizzando i paesi che le stanno facendo. Allora, partiamo da qui, cosa ne pensi? Facciamo un po' un discorso d'insieme. Penso che per la Russia sicuramente sono assai penalizzanti, in quanto il PIL russo è visto crollare dal Fondo Monetario Internazionale dell'8,5% quest'anno, quindi anche la Russia trascinerà un po' al ribasso con sé anche la crescita cinese, che si Sì. fermerà al più 4,4%, che è un tasso di crescita che, diciamo, per l'Italia sarebbe un miraggio, però per la Cina è abbastanza basso. Invece anche per la Russia avremo un tasso di inflazione superiore al 7%, il che significa che le sanzioni imposte, la limitazione alla circolazione dei capitali soprattutto, ma anche i divieti delle esportazioni, rendono per la Russia più difficile procurarsi materie prime e anche beni di cui ha necessità. Fondamentalmente la Russia dispone di petrolio e gas che sono necessari, ha anche altre importanti risorse naturali, soprattutto nel settore metallifero. Però finito il discorso grano, poi del resto manca abbastanza di tutto, soprattutto di tecnologie. Quindi i blocchi tecnologici impongono alla Russia un severo stop, anche un incremento dei costi degli approvvigionamenti. Ecco, infatti, sempre restando sul discorso che stai facendo tu e parlando delle stime di crescita proprio al ribasso per l'Italia, 2022-2023 più 6,6 del 2021, ci allontaniamo da quella percentuale, si prevede che il PIL del nostro paese aumenterà quest'anno del 2,3, cioè 1,5% in meno.
rispetto alle previsioni di gennaio, attenzione, per il 2023 la crescita è attesa all'1,7, 0,5 punti in meno. E riagganciando appunto a quello che stavi raccontando tu, i due paesi dell'Eurozona che saranno più penalizzati sono proprio l'Italia, cioè noi, e la Germania, ossia i due paesi che più di altri sono dipendenti dall'energia russa. Quindi fondamentalmente in questo momento la preoccupazione maggiore è quella, e già tu lo stavi dicendo, Gian Maria. Sì, infatti il fatto di puntare quasi non, esclusivamente sul gas russo, la Germania, per l'Italia le importazioni di gas dalla Russia rappresentano il 40% dell'import, effettivamente si dimostrano in questo momento una scelta molto penalizzante perché. Chiaramente l'incremento dei prezzi del gas dovuto alla tensione internazionale causata dal conflitto fa sì che l'incremento dei costi di produzione, quindi l'incremento dell'inflazione che è vista ad un tasso molto elevato anche dal Fondo Monetario Internazionale per tutto l'anno, dovrebbe attestarsi molto vicino al 6%. Significa impone una riduzione della crescita al 2,3%, che per l'Italia, lo ricordo, non è una crescita, è stagnazione, perché quel più 2,3% è l'effetto di trascinamento della crescita del PIL del 6,6% registrata lo scorso anno. Quindi significa che a causa del conflitto tra Russia e Ucraina e a causa dell'incremento dei prezzi di gas e petrolio, l'Italia quest'anno non cresce. Certo. Non crescere in uno scenario di inflazione elevata, perché il 5,7-6% è un tasso di inflazione elevata, significa stagflazione, ovvero significa avvitarsi in un sentiero che porta alla recessione. Assolutamente, peraltro questo è molto importante perché poi leggendo gli altri numeri del Fondo Monetario Internazionale sul fronte dell'inflazione ci dicono che poi l'inflazione rallenterà, però come dici tu, cioè facciamo un ragionamento adesso molto ovviamente così previsionale anche, no, anche per quanto riguarda noi, ma se anche dovesse diminuire, ma nel frattempo arriva la stagflazione, quindi vuol dire inflazione alta e crescita pari allo zero, che insomma di fatto è quello che stiamo vedendo, poi se arriva la stagnazione, tutto fermo, il fatto che poi rallenterà l'inflazione potrebbe arrivare questo rallentamento in un momento in cui il paese però davvero è in una situazione, come dici tu, magari non di recessione, ma di profonda crisi. Beh, diciamo che l'appuntamento vero da questo punto di vista macroeconomico non è tanto il trend inflazionistico, ma direi i rinnovi contrattuali, perché in Italia abbiamo più della metà dei contratti di lavoro scaduti. Ora è chiaro che sono tutti impostati non certo sul recupero dell'inflazione, ma sono impostati tutt'al più sul tasso di inflazione programmato, che diciamo è molto si attesta su un sentiero molto distante da quello che osserviamo in questi giorni. Ecco, se i rinnovi contrattuali dovessero in qualche modo assorbire queste tensioni, allora la recessione purtroppo sarebbe certa, perché sommare l'incremento dei costi di produzione all'incremento dei costi del lavoro significa perdita di competitività e quindi Certo. difficoltà ad affrontare i mercati, penalizzazione per l'export, soprattutto anche perché l'Italia non può più svalutare essendo nella moneta unica. Assolutamente. Allora, altro titolo, altro tema che poi si collega comunque alla situazione economica che abbiamo raccontato fino adesso. Draghi ha cercato in tutti i modi di evitare lo scostamento di bilancio, ma si sta ragionando su questo, perché se la situazione peggiora, insomma, bisogna andare in quella direzione per poter aiutare famiglie e imprese che in questo momento, a causa proprio dei prezzi elevati, non riescono ad andare
andare avanti. Ricordiamo velocemente, insomma, quasi tutti sanno di cosa si tratta, però tutti i paesi dell'Unione Europea hanno un obiettivo a medio termine che deve raggiungere, quindi che va per il, che si parla di bilancio strutturale, e bisogna rispettare effettivamente il bilancio strutturale, quello che si scrive nero su bianco in un certo periodo. Se non si rispetta, fondamentalmente si va in scostamento di bilancio, che peraltro deve essere approvato, non è che si può decidere di avviare questa procedura, e è ammesso solo in situazioni emergenziali come quella che stiamo vivendo noi e in caso di riforme strutturali che richiedono effettivamente tante risorse. Il nostro caso è il primo, insomma, giusto per ribadire di cosa si tratta. Appunto, si è cominciato a discutere ieri, no, nella maggioranza di scostamento di bilancio. Oggi si raggiungerà, insomma, una decisione. Appunto, dicevo, Draghi ha cercato di evitare questo, ma credo che sia l'unica soluzione possibile adesso, Gianmaria. Beh, oggi sarà votata sia dalla Camera che al Senato la risoluzione di maggioranza sul DEF che contiene questa formula che io personalmente definirei ambigua, cioè se le condizioni, il testo della risoluzione, per come è stato preparato fino a ieri sera, recita che se le condizioni macroeconomiche dovessero peggiorare, quindi se ci fosse la necessità di aiutare imprese e famiglie, allora la maggioranza invita il governo a valutare l'opportunità di uno scostamento di bilancio, che è una formula che per il momento accontenta tutti, accontenta soprattutto il governo, che non è per il momento costretto a pensarvi immantinente. Dall'altro lato accontenta la maggioranza perché sa che potrà far valere questa sorta di bonus se le condizioni dovessero effettivamente peggiorare, il che, diciamo, purtroppo è alquanto probabile. Ricordo solo una cosa velocemente, che l'Italia nel DEF che è stato presentato un paio di settimane fa prevede che il rapporto debito-PIL quest'anno scenda al 147%. Sì. Fare extra deficit in un contesto nel quale abbiamo già corretto di 0,5 punti di PIL il programmatico rispetto al tendenziale, cioè quello che si farà fondamentalmente il decreto che sta per essere varato questa settimana con nuovi aiuti, più l'adeguamento dei costi del PNRR, perché i bandi sono fuori mercato visto l'incremento dei prezzi. Considerato che già quest'anno abbiamo questo mini scostamento interno, fare altro deficit significa aumentare il debito. Significa arrivare al 2023, sul quale ci sono ancora incertezze, in una situazione profondamente devastante dal punto di vista dei conti pubblici, perché con un debito PIL vicino al 150% e con una crescita che, come dicevo prima, crescita non è, significa esporsi a correzioni strutturali. Nel caso in cui l'Europa, l'Unione Europea, non riuscisse a raggiungere un accordo sull'economia di guerra, chiamiamola così. Sì, certo. Beh, un classico cane che si morde la coda, mi sembra di capire, insomma, ma è vero, hai detto bene. Purtroppo l'Italia è in questa situazione molto, molto difficile. Lo sappiamo bene da questi ultimi 2 anni di pandemia, perché se diciamo, le regole di bilancio non fossero state allentate, bisogna sempre ricordarlo questo, il nostro paese si sarebbe tristemente diretto verso il default, perché tutti i sostegni che sono stati erogati durante la crisi, durante i lockdown, avrebbero reso il debito pubblico ingestibile. Il fatto che la BCE con gli acquisti, con il piano di acquisti pandemico e poi
la Commissione europea con Next Generation EU abbiano sostanzialmente aiutato i paesi a forte debito come l'Italia, ma la situazione è simile pure per Spagna e Portogallo, oltre che purtroppo per la Grecia, ha evitato, diciamo, la deflagrazione dell'area euro. Certo. Ora bisogna vedere se si continuerà su questa strada. Certo, ecco, tu prima hai accennato giustamente il PNRR, abbiamo, come dire, si allontanano anche le speranze di un risollevamento, di una boccata d'ossigeno attraverso i fondi europei, perché poi sai, l'Italia ancora prima, no, che poi ci fossero tutte questi cigni neri, chiamiamoli così, riponeva molto le speranze in quello, cioè l'allora Premier Giuseppe Conte, ricordo ancora, aveva detto grazie ai fondi europei, grazie al PNRR, l'Italia avrà una rinascita, insomma, e si allontanano queste speranze? Ma il governo Conte fece un uso abbastanza, fra virgolette, mitologico del PNRR, mito che è stato rinnovato anche dal governo Draghi, diciamo che il governo Draghi si può giustificare da questo punto di vista, perché comunque infondere ottimismo in un contesto come quello attuale è fondamentale, però non dimentichiamoci che le stime del PNRR sono sempre quelle che c'erano nel governo Conte, ovvero 3,6 punti percentuali di crescita in più nel periodo 2021-2026, che, voglio dire, sarebbe un tasso medio annuo di crescita abbastanza limitato, cioè inferiore al punto percentuale, come vediamo dall'incremento dei prezzi che incide negativamente sulla crescita. Questo incremento dei prezzi fondamentalmente, se non si dovesse riassorbire nel medio termine, fondamentalmente annullerebbe l'effetto del PNRR, che era molto limitato. Certo, purtroppo. Certo. Ovviamente la situazione poi è ancora più preoccupante, perché è da considerare in modo globale, per chiudere, insomma, tutti questi ragionamenti, Gian Maria, perché appunto le previsioni parlano di ribasso, cioè un'economia che veramente risulta fortemente penalizzata, e tornando, insomma, un po' con un movimento circolare anche all'apertura di questa nostra chiacchierata, cioè sulla guerra Russia-Ucraina, non si ha minimamente idea della durata di questo conflitto. Non che di solito si fa il countdown quando c'è una guerra, chiaramente, però è veramente ancora tutto molto, molto confuso, quindi ancora peggio. Io penso che a livello macroeconomico si stia cominciando a studiare un po' la storia dei conflitti che hanno visto la Russia come protagonista, sia di recente sia quando c'era ancora l'Unione Sovietica, e questi conflitti tendono ad essere abbastanza duraturi, comunque si sviluppano su più anni. L'esempio non è l'Ucraina, però sono quei conflitti che sono scoppiati tra l'inizio degli anni 2000 e il decennio scorso, che sono quelli in Cecenia, o sì, in Ossetia, o in Abkhazia, di cui si parla poco, ma che in realtà sono zone dove c'è ancora tensione, dove ci sono ancora scontri, dove praticamente l'esercito russo ha raso al suolo intere città, però coinvolgendo scenari abbastanza lontani, che sono quelli della Georgia, che è, per quanto non eccessivamente distante, però è abbastanza lontana, e poi è uno stato piccolo, quindi ha una ricaduta molto minore, e poi è un conflitto che è stato meno vissuto rispetto a questo, certo. È proprio alle porte dell'Europa, molto vicino a noi, questo è ovvio, bisogna dire che tutti i conflitti sono uguali, ma questo ci sta toccando da vicinissimo, insomma, è legale. Quindi dobbiamo anche
prepararci a uno scenario in cui si possa considerare anche un periodo di 2 o 3 anni se non accade qualcosa sia a livello di trattative, sia a livello di un'azione di una controffensiva, per esempio. Se Certo. l'Ucraina con qualche aiuto riuscisse a più o meno a ristabilire la sua integrità territoriale o comunque lo status quo ante l'inizio del conflitto, beh, allora lì si potrebbe pensare in Certo. positivo. Assolutamente sì. Allora, Gian Maria De Francesco, grazie. Immagino che tu stia seguendo, insomma, di cosa ti occuperai, cosa potremo leggere sul giornale, che seguiamo sempre, insomma, tutto questo, insomma, monitoriamo a vista. Per adesso penso che continuerò ad occuparmi sia della risoluzione del documento di economia e finanza che anche del prossimo decreto con gli aiuti Ah da beh, 5/6 chiaro, che miliardi. poi appunto il DEF, possibile scostamento, quello di cui abbiamo parlato, è proprio per aiutare maggiormente imprese e famiglie, quindi vanno di pari passo e capiremo proprio nelle prossime ore cosa succederà. Grazie Gian Maria De Francesco, vice capo servizio economia del giornale, a disposizione a vicenda, insomma, come sempre, e buon Grazie, lavoro, buona grazie a voi. giornata, grazie Buona mille, giornata. grazie per l'aiuto e la collaborazione.